Benvenuta, Ministro Dadone, ci fa molto piacere averla con noi e dobbiamo riconoscere che il Ministro Fabiana Dadone è sempre molto attiva, non solo con le politiche giovanili e mette un sacco di energia che vediamo anche in tutti i giovani che hanno partecipato, ma ha sempre avuto una particolare sensibilità e attenzione al ruolo della trasformazione digitale e delle competenze digitali per i giovani. Benvenuta. Grazie. Ministro, partiamo subito da lei e deve pensare naturalmente che oggi collegati in buona parte saranno tantissimi appartenenti alla generazione Gen Z e Alpha e quindi persone sicuramente molto attente a quello che ci racconterà. E quindi partiamo dal momento storico che stiamo vivendo. Abbiamo questo Next Generation EU, il più grande provvedimento economico della storia d'Europa, che poi abbiamo declinato con il nostro PNRR. Questo provvedimento nel nome porta appunto nuova generazione. Cosa vuol dire concretamente per le nostre nuove generazioni? Cosa si devono aspettare? Cosa può promettere anche? Più che cosa si devono aspettare, che cosa devono pretendere? Diciamo che in questi anni sulle nuove generazioni si è investito molto poco, si è parlato tantissimo di quanto si sarebbe dovuto investire nella loro formazione, nel mismatching tra la domanda e offerta di lavoro, nel creare un canale tra il mondo della scuola, quello dell'università e quello del lavoro, ma poi non si è mai investito effettivamente abbastanza. Oggi la fase è diversa. Il fatto che il piano presenti per l'appunto la citazione Next Generation è chiaro che è rivolta ai ragazzi in maniera espressa e che presenta un quadro di prospettiva di un'Italia che sicuramente sarà differente dopo l'investimento di queste ingenti risorse che vedono un'attenzione a tutta la parte della transizione digitale, non solo diciamo del mondo del privato che è molto più all'avanguardia, ma anche di quello della digitalizzazione della pubblica amministrazione, quindi del rapportarsi con gli uffici pubblici in maniera differente della formazione di tutta la cittadinanza sul fronte dell'alfabetizzazione digitale. L'altra parte importantissima, la transizione ecologica, quindi i nuovi mestieri, l'attenzione all'ambiente, come le innovazioni tecnologiche si possano declinare grazie alle innovazioni rispetto ad un quadro di nuovi mestieri e di nuova attenzione alla sensibilità ambientale, poi tutta la parte dell'università, della scuola, dell'orientamento scolastico, che vede borse di studio, chiaramente, la riforma degli istituti tecnici. Diciamo argomenti di cui si è parlato veramente per tanti anni, ma su cui poi non si sono mai stanziate abbastanza risorse. Oggi invece abbiamo le risorse e possiamo mettere a terra tutto questo. Ecco perché dico non tanto di aspettarsi qualcosa, ma in parte un po' di pretenderlo, perché siamo un po' in credito verso le nuove generazioni. Io lo dico anche da membro delle nuove generazioni, perché ho appena 37 anni, ma negli anni si è parlato troppo poco di quanto i ragazzi avrebbero dovuto rappresentare un futuro per il paese. Oggi ci siamo ritrovati con tutti i nodi al pettine e l'emergenza di riuscire a dare delle risposte ad una classe di ragazzi che troppo spesso le va a cercare all'estero. Grazie mille Ministro, secondo me le nuove generazioni di cui stiamo parlando in questo momento non fanno altro che pretendere. Per la prima volta dopo tanto tempo in questi mesi abbiamo assistito a ragazzi e ragazze che si mettono assieme, anche in realtà come Officina Italia, per pretendere quello che gli è dovuto e quindi grazie mille per essere diventato un interlocutore credibile, evidentemente Certo. anche agli occhi delle nuove generazioni. Farei però invece un'ultima domanda alla Ministro. Partendo da una constatazione un po' critica che faccio io, dico, il suo ministero, un ministero particolarmente importante, lo dico da diversamente giovane, perché beh, chiaramente guarda al nostro futuro, è un ministero purtroppo senza portafoglio, noi speriamo, facciamo il tifo affinché un giorno o l'altro anche un ministero come il suo abbia un portafoglio, però adesso proviamo a fare un gioco che un po' può sembrare di fantasia, ma invece mira proprio a invertire un po' il modo con cui normalmente parliamo di giovani. Tipicamente tutti, è un po' uno sport nazionale, nessuno pensa ai giovani, è quasi però uno sport facile. Invece proviamo a fare una cosa un po' più difficile. Cosa farebbe se domani si trovasse sul conto del suo ministero, diciamo 1 miliardo di euro per dire un numero, da investire con un unico vincolo di destinazione, bloccare, arrestare il brain drain italiano, quindi il drenaggio di cervelli che gli altri paesi in qualche modo portano avanti, volenti o nolenti, dall'Italia. Cosa farebbe, ministro?
Beh, allora partiamo dalla premessa che, come lei ben ha ricordato, questo è un ministero senza portafoglio, nonostante giochi in questo momento un'importanza nodale, resta un ministero che non ha un'autonomia in termini finanziari. Per cui la domanda è facile, la risposta non è altrettanto semplice. Perché innanzitutto un investimento così grosso, un ministero come questo non lo vede neanche in 5-6 anni di finanziamenti destinati alle politiche giovanili. Quello che tenterei di fare, diciamo, avendo il sogno di svegliarmi domani e di poter avere tutte queste risorse, sarebbe sicuramente quello di provare ad investire, dico provare, e poi spiegherò perché e uso il periodo ipotetico, ad investire in dell'attrattività per i ragazzi, perché noi abbiamo questo problema delle fughe dei cervelli, che però dobbiamo analizzare sotto tutti i punti di vista. È giusto che i ragazzi provino delle esperienze di studio o di lavoro verso l'estero. Il problema è quando diventa un'emorragia effettiva e ci troviamo all'interno di un contesto europeo che poi rischia di negare se stesso se non riesce a garantire a tutti gli stati, e questo, per questo uso il periodo ipotetico, perché bisogna riuscire a discuterne anche a livello globale, quando ci sono altri paesi che riescono ad avere un'offerta in termini di stipendi molto più alti, di possibilità molto più valide in termini di corrispondenza tra quelli che sono i titoli di studio e le offerte lavorative. Su questo noi oggettivamente siamo più carenti, e su questo mi sentirei di investire di più, su riuscire a fare un miglior mismatch tra la speranza e l'offerta di lavoro, cioè far sì che un ragazzo, rispetto a quelle che sono le prospettive di studio, trovi un lavoro che è corrispondente all'aspettativa. Perché il vero problema per cui si va all'estero non è che non si trova lavoro e basta, è che non si trova il lavoro che soddisfa quello che è un sogno di studio, una prospettiva lavorativa. Quindi c'è da fare questo, ma dall'altro lato anche a discuterne a livello globale, perché poi un po' il rischio è che i paesi che sono economicamente meno forti rispetto ad altri vedano i propri giovani tutti andare ad investire al di fuori del territorio. Questo io credo che in questo momento il nostro paese non possa più permetterselo. Poi, insomma, se avessi ancora più risorse, proverei a mettere in piedi ancora più cose, però con la cifra che mi ha dato investirei su questo. Beh, grazie mille. Credo che siano tanti Grazie. occhi che luccicano a casa e non solo rispetto ad una prospettiva di questo tipo. Speriamo, insomma, che possa essere uno spunto utile per il futuro. Io a questo punto ringrazio la ministro Dadone per essere stata con Grazie. noi. Grazie mille, davvero. Grazie. Ringrazio anche il direttore Galli per l'invito, che accetto volentieri, quindi passerò il prima possibile a visitare senza Dalla dubbio la nostra vostra segreteria istituzione. mi fa molto piacere che lei lo abbia accettato e approfitto per ribadire i ringraziamenti agli amici di Cisco con i quali stiamo sviluppando anche dei progetti e quella sarà anche l'occasione magari per vederli insieme. E una piccola, se mi consentite, ultimissima citazione per andare nella direzione che il ministro Dadone ha sollevato con attenzione, c'è anche la necessità di una profonda riforma degli ITS che sono, diciamo, strumenti ben pensati dal punto di vista della funzione, un po' da rivedere dal punto di vista della funzionalità. Noi siamo parte di uno di questi e ne abbiamo una certa consapevolezza. Anche per questo, magari proprio anche con gli amici di Cisco, potremmo mettere a disposizione le nostre competenze sotto un'egida istituzionale che il suo ministero e altri potrebbero aiutarci a portare a buon fine. Molto Molto volentieri. 10 10 minuti insieme su un palco e già sono nate cose, non posso che essere felice in qualche modo di essere stato complice. Grazie mille, a questo punto ancora. salutiamo Buon anche il lavoro e nostro buona padrone di serata. casa Grazie. e a presto, grazie ancora Grazie, per ministro. l'ospitalità e grazie Grazie a voi. ministro.